Benvenuti alla quarta lezione di Java. Ci occuperemo della gestione delle eccezioni. Consideriamo la classe Cerchio analizzata nella lezione precedente. Questa classe ha una variabile di distanza raggio, due costruttori, uno senza parametri che assegna al raggio il valore 0 e un altro con un parametro R, che consente quindi di creare un cerchio con un raggio dato. Il metodo calcola CRF, che calcola la circonferenza del cerchio. Il metodo setRaggio, che consente di modificare il valore del raggio. E il metodo getRaggio, che restituisce il valore del raggio. Domandiamoci ora che cosa accade se il valore di questo parametro R presente nel costruttore cerchio oppure nel metodo setRaggio è negativo? Evidentemente questo è un errore, perché il raggio di un cerchio non può essere negativo. Ma se noi dovessimo inserire un valore negativo per il raggio, non accadrebbe assolutamente nulla, cioè questo errore non sarebbe rilevato. Perché? Perché noi dobbiamo gestire a livello di codice questo errore. È un errore logico e pertanto dobbiamo andare a sostituire il corpo del costruttore e del metodo setRaggio con un codice simile a questo. If R, dove R è il parametro, maggiore o uguale a 0, allora assegna alla variabile distanza raggio il valore passato come parametro. Altrimenti fai qualcosa. Questo fai qualcosa significa fai a gestire questo errore. E la gestione in che cosa consiste? Beh, nel caso più semplice basta segnalare l'errore e terminare il programma. Se invece non vogliamo terminare il programma, dobbiamo consentire all'utente di rimettere il dato di input. Per gestire l'errore vedremo come si può lanciare un'eccezione. Un'eccezione è un evento eccezionale che si verifica durante l'esecuzione di un programma. Tutte le eccezioni Java sono istanze di classi derivate dalla classe Throwable. La classe Throwable dà origine ad una gerarchia che si divide in due rami principali, Error ed Exception. La gerarchia di Error descrive degli errori che non sono recuperabili perché normalmente sono dovuti ad esaurimento delle risorse di sistema. Di conseguenza l'unica cosa che si può fare è avvisare l'utente dell'errore e terminare il programma. Invece la gerarchia di exception si divide in altri due rami. Ci sono eccezioni che derivano da runtime exception ed eccezioni che non derivano da essa, per esempio le input-output exception. Le eccezioni che derivano da runtime exception sono dovute ad errori di programmazione. Tutte le altre eccezioni sono invece causate da eventi che non dipendono dal codice. Per esempio, nel caso delle input-output exception, questi errori possono essere dovuti a malfunzionamento di dispositivi oppure al tentativo di aprire un file che non esiste o cose di questo tipo. Nell'immagine vedete qual è la gerarchia di Throwable, incompleta naturalmente, parziale. Ora, introduciamo un concetto molto importante. La differenza tra le eccezioni controllate e le eccezioni incontrollate. Si dicono eccezioni incontrollate tutte quelle eccezioni che derivano da error o da runtime exception. Il fatto che siano incontrollate significa che non devono necessariamente essere intercettate e gestite. E se non sono intercettate e gestite, il programma termina con una condizione di errore. Le eccezioni incontrollate sono causate generalmente da errori di codice o da errori interni, per esempio l'esaurimento della memoria. Vediamo alcuni esempi di eccezioni incontrollate dovute ad errori di codice. Cast difettoso, accesso ad un array fuori dai limiti, accesso a un puntatore nullo. Questi sono casi abbastanza comuni. Le eccezioni
controllate non derivano da error o da runtime exception e devono essere necessariamente intercettate e gestite. Questo lo si può fare utilizzando un statement opportuno che è detto try catch. Quando è che si verificano le eccezioni controllate? Beh, principalmente quando si accede a delle risorse periferiche. Esempi di eccezioni di questo tipo sono il tentativo di leggere oltre la fine di un file, l'impossibilità di trovare un file, oppure il tentativo di aprire un URL errato. Come facciamo a capire se un metodo lancia un'eccezione? Basta consultare la documentazione della classe, andare a vedere se nella firma del metodo esiste la clausola throws, oppure andare a vedere se nel dettaglio della documentazione di quel particolare metodo esiste una sezione throws. E normalmente in questa sezione viene specificato che tipo di eccezione, che tipo di errore può essere generato dal metodo e a quale classe appartiene questo errore. Quindi, sapendo a quale classe appartiene, noi siamo anche in grado di comprendere se l'errore e l'eccezione è controllata o incontrollata. Per esempio, se andate a consultare la documentazione della classe String e andate a vedere il metodo charAt, noterete che questo metodo lancia un'eccezione, che è un'istanza della classe IndexOutofBoundsException. Questa, eccezione viene lanciata quando il parametro index, che viene passato al metodo, è negativo. Oppure non è inferiore alla lunghezza della stringa. Infatti questo metodo restituisce il carattere che si trova ad un certo indice. Di conseguenza, se l'indice è negativo e le stringhe non hanno indici negativi o è superiore alla lunghezza della stringa, evidentemente questo carattere non può essere reperito e allora viene lanciata questa eccezione. Se vogliamo che un metodo lanci un'eccezione, dobbiamo eseguire questi passi. Cercare la classe di eccezione che fa il caso nostro, se esiste, altrimenti possiamo crearne una derivandola da una classe esistente. Questo sarà più comprensibile quando affronteremo l'ereditarietà in Java nella prossima lezione. Occorre poi inserire nella firma del metodo la clausola throws seguita dal nome della classe eccezione che abbiamo scelto. E osserviamo che l'inserimento della clausola throws nella firma del metodo è facoltativa e ha come finalità naturalmente solo quella di comunicare a un programmatore che intende usare quel metodo che può lanciare un'eccezione. Infine, dobbiamo inserire nel codice del metodo, nel punto in cui si verifica l'eccezione, la parola chiave throw, senza la S finale, e fare seguire questa parola chiave da un'istanza della classe di eccezione scelta. Naturalmente, dobbiamo ricordarci anche di aggiornare la documentazione della nostra classe, aggiungendo al metodo e al commento di documentazione del metodo il tag doc /throws seguito dal nome della classe e dalla descrizione. Cerchiamo ora di capire meglio con un esempio. Partiamo sempre dalla nostra classe Cerchio e andiamo ad individuare una classe che possa fare il caso nostro. Questa classe esiste. Classe di eccezione e il suo nome è Illegal Argument Exception. Nella firma dei metodi che abbiamo considerato, quindi il costruttore, il metodo setRaggio, aggiungiamo throws Illegal Argument Exception, mentre nel corpo dei due metodi
Aggiungiamo il lancio dell'eccezione nella parte else. Non so se vi ricordate. Nella parte else metteremo throw new illegal argument exception. Quindi lanciamo una istanza della classe considerata. Ed ecco le modifiche al codice. Allora, il costruttore nella firma ha throws illegal argument exception. Il corpo del metodo è diventato if r è maggiore o uguale a 0, cioè se il parametro è positivo o nullo, allora andiamo ad assegnare alla variabile distanza raggio il valore del parametro. Altrimenti lanciamo l'eccezione. Analogamente per il metodo setRaggio, inseriamo nella firma del metodo throws illegal argument exception e poi il corpo del metodo è identico a quello del costruttore. Ora ci rimane ancora una cosa da capire. Come si fa ad intercettare e gestire l'eccezione che viene lanciata da un metodo? Per poter intercettare e gestire un'eccezione, dobbiamo inserire il codice che può generarla all'interno di un blocco che si chiama, uno speciale blocco che si chiama blocco try. Consideriamo come esempio la classe usaCerchio vista nella lezione precedente, la classe che praticamente creava un'istanza di cerchio e poi andava a calcolare la circonferenza producendola in output. Il metodo main di questa classe ad un certo punto chiama il costruttore della classe cerchio per creare un cerchio con un dato raggio inserito in input dall'utente. Il codice deve essere modificato andando ad aggiungere questo blocco try, così come vedete nella slide, il quale conterrà le istruzioni che possono generare un'eccezione. L'istruzione che può generare un'eccezione, in questo caso, è l'invocazione del costruttore. Pertanto, cerchio un cerchio uguale new cerchio con parametro raggio va inserita tra try, aperta graffa e poi chiusa graffa. Questo permette quindi di intercettare l'eccezione, ma una volta intercettato occorre decidere che cosa fare, cioè gestirla. La gestione avviene utilizzando un altro blocco che si chiama blocco catch, che deve essere collocato immediatamente dopo il blocco try. Questo blocco catch specifica le azioni che occorre intraprendere per gestire l'eccezione. Per esempio, noi potremmo decidere che quando si verifica l'eccezione illegal argument exception, dobbiamo semplicemente produrre in output la stringa errore dovuto a raggio negativo. Naturalmente possiamo fare anche delle cose più complesse. Il blocco catch è caratterizzato quindi dalla parola chiave catch e seguita tra parentesi dalla classe eccezione e da un parametro che in questo esempio si chiama ma può avere un nome qualsiasi. Vediamo allora come si modifica il codice di usaCerchio. Potete fare confronti con il codice che avevo presentato in precedenza nella lezione 3. Sostanzialmente rimane identico, ma cambia questa parte centrale. Allora, dopo aver acquisito in input il raggio all'interno della variabile double raggio, andiamo a creare una variabile reference di tipo cerchio, cioè che punta a un cerchio, di nome un cerchio e assegniamo a questa variabile il valore null. Poi vi spiegherò perché è stato necessario creare prima la variabile reference, no, e non contestualmente anche alla chiamata di new cerchio raggio. Successivamente, all'interno di un blocco try, inseriamo la chiamata costruttore. Subito dopo, nel blocco catch, andiamo a inserire l'istruzione che produce in output errore dovuto a raggio negativo. Subito dopo il blocco catch abbiamo la chiamata al
al metodo calcola CRF eseguito su un cerchio e la assegnazione ad una variabile locale circonferenza. Per prima cosa osserviamo che la creazione della variabile reference un cerchio avviene fuori dal blocco try. Questo è necessario perché se andiamo a dichiarare un cerchio all'interno del blocco try, questa si comporta come una variabile locale al blocco try e quindi non sarà possibile utilizzare un cerchio in seguito, quindi qua sotto. Che cosa accade? Allora, se non si verifica una eccezione, viene eseguita l'istruzione che si trova all'interno del blocco try e si salta completamente tutto ciò che è contenuto nel blocco catch, viene eseguita pertanto l'istruzione double circonferenza uguale un cerchio punto calcola CRF. Se il codice contenuto nel blocco try genera un'eccezione, allora si salta immediatamente al blocco catch e viene eseguita l'istruzione system.out.println che produce in output errore dovuto a raggio negativo. E poi si prosegue con l'istruzione successiva al blocco catch. Osserviamo che in questo caso viene generata una nuova eccezione dovuta al fatto che un cerchio coincide con il puntatore nullo e di conseguenza questa eccezione deve essere nuovamente gestita, altrimenti il programma termina brutalmente con una condizione di errore. C'era un modo diverso di gestire questa eccezione, la si poteva per esempio inserire all'interno del blocco try insieme a un cerchio uguale a new cerchio, però ovviamente vi sono tante possibilità, ho scelto questa perché mi sembrava al momento più chiara per illustrare il funzionamento di questo costrutto. In ogni caso, se le istruzioni contenute nel blocco try possono causare più di un'eccezione, possono lanciare più di un'eccezione, è sempre possibile gestirle tutte in maniera distinta facendo seguire a try più blocchi catch. Verrà naturalmente eseguito il blocco catch relativo all'eccezione che si è verificata. Dopo l'ultimo blocco catch è possibile aggiungere anche un blocco finally, che è un blocco opzionale. Questo contiene le istruzioni che devono essere sempre eseguite, indipendentemente dal fatto che le eccezioni si siano verificate o meno. Riepilogando, se la chiamata al metodo non genera eccezioni, i blocchi catch vengono ignorati, altrimenti viene eseguito il blocco catch relativo all'eccezione che si è verificata. Se il blocco finally è presente, vengono eseguite le istruzioni in esso contenute. L'esecuzione continua poi dalla prima istruzione successiva all'ultimo catch o al blocco finally, se questo è presente. Se l'eccezione generata non è gestita da alcun blocco catch, si eseguono comunque le istruzioni del blocco finally, sempre se presente, e il controllo viene passato al chiamante. Per concludere vediamo un esempio di recupero dell'errore, cioè un esempio che vi mostra come sia possibile consentire all'utente di reimmettere il dato di input errato. All'interno del metodo main della classe usaCerchio definiamo una variabile booleana di nome errore con valore iniziale true. Successivamente, dopo la creazione della istanza di cerchio, creiamo un ciclo while con condizione errore, quindi un ciclo while potenzialmente infinito perché la condizione vale true. All'interno di questo ciclo chiediamo all'utente di immettere il raggio, lo leggiamo, poi eseguiamo all'interno del blocco try la creazione dell'istanza di cerchio, cioè l'invocazione del costruttore di cerchio con parametro, e se questa istruzione va a buon fine,
andiamo ad impostare la variabile booleana a false. Questo consente pertanto di uscire dal ciclo while. Se la invocazione del costruttore non va a buon fine, la variabile booleana continua a valere true e si passa ad eseguire il codice contenuto nel blocco catch, per cui l'utente che ha immesso un valore del raggio negativo vedrà comparire a video la segnalazione dell'errore. Si torna quindi al while a esaminare la condizione del while, che in quest'ultimo caso continua a essere true, e di conseguenza viene di nuovo riproposta all'utente l'immissione del dato di input, e si continua così fino a quando l'utente non inserisce un valore consentito. Infine, uscendo dal ciclo while, si va poi ad eseguire il codice rimanente. La prima istruzione è quella che richiama il metodo calcola CRF.